Bentornati nel mio canale. Era una vita che non caricavo niente per ovvi motivi che vi spiegherò in seguito. E al momento sono a Cadiz, molto bella qui dove ho l'ostello. Vabbè, prezzi folli, non vi sto neanche a dire. D'estate è l'unica cosa che sono riuscito a trovare un po' economica, diciamo. E io sono nella parte vecchia, mi dicevano. Poi sono qui per un evento di Muay Thai. Tengo per questo. Vi spiegherò tutto. Sono qui per un evento di Muay Thai e la parte dello stadio, come vi faccio vedere qui nella mappa, è nella parte nuova. Loro mi dicevano che parte vecchia e parte nuova non hanno niente a che vedere. Cadiz ha 100.000 abitanti più o meno, è appunto divisa da queste due cose. Comunque flipo, come si direbbe qui, no? Flipo con la mappa di Cadiz, mi fa morire, no? Devo parlare un po' con la gente e scoprire un po' di cose. Detto questo, intanto godetevi Cadiz, vi farò vedere un po' di cose. Detto questo, spiegherò in un altro video. Questo canale cambierà totalmente, nel senso che per tanti motivi, uno tra questi l'afflusso di turisti a manetta, non farò molto più probabilmente video riguardo i viaggi in Spagna. Detto questo, chiunque volesse scrivermi quant'altro, potete farlo, potete chiedermi qualsiasi informazione. Cercherò di fare una cosa più utile per tutti, dove ci si possa dare una mano a tutti quanti. Sarà molto più focata sullo sport, poi vi spiegherò. Tra l'altro non so quanto riuscirò a parlare con la gente locale, comunque avere informazioni su Cadiz, anche perché ho voglia di staccare due. Quindi farò proprio il turista, nel senso che il turista me ne freghista farò in queste vacanze. Cioè vado a vedere un po' di cose che mi interessano, vedo sulla mappa se ci sono cose che mi interessano vicine, ma non andrò a sbattermi a vedere tutta la città né niente, perché ho voglia di staccare un po' e di fare proprio il turista senza pensieri. Figo anche questo, almeno mi vedete qualcosa di bello o no. Qui come potete vedere, lì c'è un'altra spiaggia, come vedete c'è un sacco di gente. Ecco anche uno dei motivi. Sembra il riccione o Jesula. Tra l'altro ci vorrebbe una bici qua, perché sarebbe stracomoda, perché come vi dicevo, come vedete alla mappa, cioè è in mezzo al mare, no? Sia da una parte che dall'altra c'è il mare, come in una penisola, per cui sarebbe strano avere di qua. Ah, vado di qua, no, vado di là, cos'è quello? Ah, un teatro, boh, questo qua che ci vanno avanti. E però dall'altra parte c'è la spiaggia che voglio vedere, qua c'è il teatro e dall'altra parte c'è il porto, dico dove vado? Quindi per quello mi concentrerò su una parte, cioè vado dove mi pare e vediamo cosa becchiamo. Lì c'è la piazza, adesso ve la faccio vedere. Tra l'altro la cosa divertente è che io ormai, tra una roba e l'altra, sono 5 anni che vivo in Spagna e vi assicuro che qui faccio una fatica assurda a capirli. Non so se c'è qualcuno di voi che guarda i video che è stato o vive a Cadiz, però avrei bisogno di sottotitoli. Sto facendo tutto il lungomare, c'è sempre più gente in spiaggia. Allora, lì dove ero prima è la parte vecchia e qui siamo già sulla parte nuova. Buenos días, sono arrivato fino alla punta e Castillo San Sebastián. E così sono riuscito a fare tutta la parte vecchia della città. Passata per dentro, adesso sto tornando per il lungomare e a bellezza, nonostante sia nuvoloso.